senza fare polemiche, semplicemente per dire che io l'ho detto nello scorso consiglio comunale con altrettanta pacatezza, quando voi ve ne siete andati mi sarebbe piaciuto che restavate, ascoltavate quello che avevamo da rispondere e poi liberissimi di andarvi. Lo so che eravate arrabbiati, si è visto. Faccio una piccola ripetizione di quello che è il mio pensiero. Noi ci assumiamo tutte le responsabilità politiche di quelli che sono i ritardi della preparazione delle fascette per il Consiglio, perché è chiaro che c'è il regolamento che parla chiaro, 5 giorni devono essere pronte in segreteria, se non ci sono c'è chi ha delle responsabilità e ci stanno quelle tecniche, cioè di chi materialmente le deve preparare, e quelle politiche che ha il dovere quindi di assicurare, quindi amministra la città e deve assicurare che tutti vengano messi nelle stesse condizioni di poter esprimere il loro pensiero, quindi su questo non vi è dubbio. E assumeremo anche tutti, come diceva il Presidente, tutti gli accorgimenti per far sì che questo venga ad eliminarsi questo problema. Potrà essere, può darsi che, anzi forse sicuramente potrà essere anche uno dei giudizi di valutazione, ad esempio di chi dovrà valutare, chi deve mettere in condizione il Consiglio Comunale di lavorare nei tempi giusti, cioè è chiaro che tutte quelle che sono le responsabilità, noi abbiamo quelle politiche e ce le assumiamo tutte quante, però voglio anche ricordare, ad esempio, io ho visto da spettatore, mi sono fatti un po' di consigli comunali quando il consigliere Bizzarri era allora in maggioranza, e ricordo che questi problemi c'erano, però per l'amor di cielo questa non vuole essere una giustificazione, è chiaro che si deve tendere a risolverli. In consiglio comunale direttamente, quando con il consigliere Valerio, che forse mi potrebbe essere da testimone, perché non ricordo di aver fatto problemi di forma, sbagliando probabilmente, perché la forma è giusta, però ho guardato più alla sostanza. Ricordo che in una conferenza dei capigruppo, ad esempio, dove c'era un problema serio per avere il numero legale, ma c'era la possibilità di trattare, ricordo ancora era la vicenda Calabria, se ricordiamo bene, no? Nella maggioranza mancavano persone, quindi c'era la necessità di posticipare il consiglio, però per evitare cosa? Un aumento delle tasse ai cittadini. Penso che ricorderai che fui io a dire: guarda, non ho problema, se è quello potete portare la delibera anche l'ultimo secondo, non c'è problema, sono io a stare in consiglio comunale a mantenere il numero legale. Quindi io ho assunto sempre questo atteggiamento molto sostanziale e meno formale, ma con questo non voglio mica obbligare gli altri ad essere non formali e sostanziali, assolutamente ne avete diritto, e cercheremo di creare le condizioni affinché questo vostro diritto sia rispettato, se ci riusciremo, se non ci riusciremo pazienza, insomma ce ne assumeremo le responsabilità. Riguardo il fatto che comunque voi come minoranza una delibera avete portato in consiglio e quella delibera è arrivata il giorno stesso, al di là del contenuto della delibera, di quello e di quell'altro, beh, è chiaro che quella delibera è onestamente, prima di rimproverare gli altri di portare delibere in ritardo, forse voi dovreste preoccuparvi di portarle per tempo, perché una, e sono due, e forse... Vabbè, sto cercando di dire semplicemente che, perdonatemi, sto cercando semplicemente di dire che prima, Fabio mi perdoni, che prima di dire agli altri, beh, forse ci si dovrebbe preoccupare di farlo in prima persona. E onestamente, mi permetto una battuta, consigliere Bizzarri, non credo che ci sia bisogno di un giurista per rendersi conto che quella delibera era sbagliata. Ora, quegli errori possono essere un refuso, possono essere tutti, ma dire che quella delibera era sbagliata nella sostanza, beh, non mi sembra di aver detto nulla di strano, e né che ci volesse un giurista per dire questo, perché bastava andare a guardare quello che prevedevano
quegli articoli di legge che erano menzionati lì era una cosa completamente diversa da quello che volevamo dire in delibera, e quindi è chiaro che non ci azzeccavano nulla, per mutuare il linguaggio di qualcuno. E quindi è questo quello che in buona sostanza io mi sento di dire su questo argomento. Quindi ribadisco, è chiaro che noi cercheremo di mettervi nella condizione di avere le delibere nel giorno in cui la norma e il regolamento prevede, e vedremo se ci riusciremo. Però mi dà fastidio che mi si accusi di qualcosa che non ho fatto, perché quando lei dice di hai dimenticato anche questo, beh no, o almeno spero di avere dei testimoni diretti che nella scorsa amministrazione venivano tacciati di fare la stampella, venivano tacciati di fare, cioè di essere. Infatti, mi sono permesso di simpaticamente di rimproverare Fabio alla fine dell'altro consiglio comunale, quando i debiti fuori bilancio, che certamente non abbiamo fatto noi, li abbiamo approvati noi e non chi li ha fatti, perché molti erano vostri, cioè di vostra produzione, e noi li abbiamo approvati. Io ricordo che nei consigli comunali ai quali ho partecipato ho approvato tutti i debiti fuori bilancio, rinvenienti da sentenza naturalmente, semplicemente perché è un dovere farlo, perché se non si dovessero approvare e i creditori dovessero mettere in atto altri giudizi per avere quello che il giudice gli ha riconosciuto, beh, si andrebbe a fare un danno erariale che andremmo a pagare noi. Quindi voglio dire, io ho avuto sempre questo atteggiamento. Voi, per l'amor di cielo, non è che vi voglio obbligare ad avere il mio stesso atteggiamento. Ognuno fa quello che crede e giustamente sente, ma poi dire cose che poi non sono reali, che non sono esatte, onestamente dà anche un po' di fastidio. Il consigliere Di Cesare. Grazie Presidente. Niente, io semplicemente vorrei riallacciarmi alla sua comunicazione, Presidente, perché credo che sia doveroso da parte nostra rispondere ad una serie di accuse che sono pervenute dalla maggioranza, dalla minoranza nell'ultimo Consiglio Comunale. E io comprendo perfettamente che il ruolo della minoranza sia quello di andare a screditare tutte le nostre proposte, le nostre iniziative, e però fortunatamente abbiamo una maggioranza compatta, quindi andiamo sempre avanti. Andiamo sempre avanti e comunque, anche se magari possa dar fastidio questa cosa. Voi ritenete che noi, il ruolo della maggioranza sia semplicemente quello di venire qui in consiglio comunale e alzare la manina nell'occasione delle votazioni. Io rispondo a loro dicendo che in realtà dietro quell'alzata di mano ci sono settimane e settimane di lavoro, e non necessariamente delle commissioni consigliari, perché noi non abbiamo bisogno di andare ogni giorno in consiglio, in commissione, e liquidare prendere il gettone di presenza. Noi lavoriamo soprattutto al di fuori delle commissioni consigliari, e poi soprattutto, Presidente, come ha detto giustamente lei, ha ricordato che siamo l'unica amministrazione che ha risparmiato circa 100.000 euro, perché appunto gli altri anni venivano liquidati i gettoni di presenza ai consiglieri comunali, circa 125.000 euro di gettoni di presenza, invece quest'anno, da quando si è insediata questa amministrazione, appunto vengono liquidati soltanto 25.000 euro all'anno. E nonostante comunque il comune di Lucera sia sempre stato, le casse del comune siano sempre state disastrose, insomma nessuno mai si è permesso magari di, a nessuno mai è venuto in mente di risparmiare sui gettoni di presenza. E quindi noi non accettiamo assolutamente le critiche pervenute dalla minoranza. Non esiste una cosa del genere, non esiste che voi, allora, innanzitutto ci avete accusato di rubare i gettoni di presenza. L'avete detto nella vostra comunicazione, ci avete accusato, avete detto i consiglieri comunali non sono soltanto coloro che vengono nelle commissioni, nei consigli per rubare il gettone di presenza. La vostra impostazione, la nostra impostazione, innanzitutto mi faccia finire di parlare perché io l'ho capita benissimo. Comunque la parola rubare a noi non ci piace assolutamente. E comunque sia, io mi sono informata all'ufficio e io credevo che almeno da parte vostra
Cioè voi comunque percepite il gettone di presenza tranquillamente, non avete mai rinunciato al gettone di presenza. Mi fa strano perché le proposte di rinuncia sono pervenute proprio da voi, invece in realtà, quindi credevo che almeno voi aveste rinunciato al gettone, ma non è assolutamente così. Comunque continuate a percepirlo tranquillamente. Riguardo... Solo lei, consigliere Bizzarri, non ha comunicato l'IVA, solo lei, ma tutto il resto della minoranza percepisce il gettone di presenza. Seconda questione, ci avete accusato, fino adesso vabbè infatti, seconda questione, ci avete accusato di copiare i regolamenti comunali. In realtà io ho scoperto stamattina, così casualmente, che anche voi nella vostra comunicazione sono state copiate diverse frasi, integralmente diverse frasi, da una comunicazione fatta da un consigliere di opposizione di un comune del Trentino Alto Adige. E quindi voglio dire, noi almeno copiamo i regolamenti, voi copiate... Sì. Ci sono frasi copiate integralmente della vostra comunicazione che riguardano il ruolo dell'opposizione e riguardano l'interesse della cittadinanza. Queste sono frasi che secondo me dovrebbero arrivare dal cuore, ma evidentemente quando si parla di interesse della cittadinanza non arrivano dal cuore, ma c'è bisogno comunque di copiarle. Niente, questo, e io ho finito. Grazie. Presidente. Pur facendo dosi elevate di Valium o di Lexotan, però alla fine non riesco mai a mandar giù quello che viene detto. Consigliere De Cesare, ci dispiace, sì, noi con i 17 euro al mese che guadagniamo riusciamo a pagare l'affitto, a pagare il mutuo, paghiamo la luce, paghiamo la benzina. Allora, consigliere De Cesare, la invito a essere pacata, come lo siamo noi quando parliamo. Consiglieri, ha detto che assumo io il Lexotan, mica lei. Consiglieri, fate finire. Non mi metta 5, professoressa, 5 no. Consigliere Niro. Allora, presidente. Consigliere Niro. Io penso che il ruolo dei professori e dei maestri lo si debba fare nelle sedi deputate. Sono stato suo alunno fuori, non qui. Qui siamo alla pari, professoressa Niro. Ok. Consigliere Niro, faccia finire. Sono farmaci, non penso che sono parolacce. No? Consigliere Niro, faccia finire. Tant'è che se... Però, consigliere Niro, se dobbiamo usare degli atteggiamenti consoni a quest'aula, quando i consiglieri parlano si devono alzare in piedi, iniziamo da questo. Dobbiamo avere il rispetto, io sono sempre in piedi. Allora, presidente, da parte nostra... Ogni volta veniamo tacciati di essere arroganti, superbi. Noi abbiamo detto soltanto una cosa, presidente, vogliamo che si rispetti quando è possibile il regolamento del Consiglio Comunale. Oggi questa seduta non rientra in quello che è il regolamento del Consiglio Comunale. La delibera, l'ho detto prima, lo ripeto anche ai consiglieri colleghi, che è arrivata ieri alle ore 13.09 sulla mia mail. Il regolamento vuole che la delibera deve essere pronta agli atti da poter essere letta dai consiglieri di maggioranza e di minoranza 5 giorni prima. Siamo qui, non abbiamo nessuna intenzione di fare polemica su questo. Straordinaria, ma 24 ore prima, 5 giorni. Stiamo dicendo, sindaco, che quando c'è stato e ci saranno altre occasioni. Io sto dicendo, lei invece non è così, mi devo correggere. Ma la straordinarietà in questa delibera, sindaco, che o si fa oggi, o si fa domani, o si fa lunedì prossimo, non scade il finanziamento. E per questo dico che è soggettiva la straordinarietà, non c'è un termine perentorio. Per questo sto dicendo, lei si è assunto, lei è il presidente, una responsabilità per me è urgente, per altri, tipo dopo che ho letto la delibera, l'ho detto prima, lo ripeto, per me non c'è l'urgenza di farla entro alle ore 24 del giorno 1 luglio. Se questa delibera la si fa il 7 di luglio alle ore 13, non cambia niente. Quello che cambia però è l'atteggiamento. Quando il consigliere Bizzarri ha letto quel documento si riferiva ai consiglieri in generale, non a voi, perché le commissioni con voi le facciamo noi, va bene? Quando è una sua interpretazione, chiedo scusa, l'interpretazione del proprio pensiero la può dare chi scrive una comunicazione, no?
se la comunicazione è stata scritta da minoranza, penso che l'interpretazione autentica la possa dare solo chi materialmente ha scritto un comunicato, una delibera, un atto o quant'altro. Devo dare ad altri la possibilità di interpretare il mio pensiero, chiedo scusa, non è dato a nessuno, cioè, io non posso interpretare il suo scritto. Eh sì, esatto, perché è sbagliato. Allora, consiglieri, una cortesia, consiglieri tutti. Abbiamo la capacità. Consiglieri tutti. Allora, consigliere, la faccio chiudere, perché per passare le interrogazioni posso... Consigliere Di Cesare e consigliere Petroianni, prego, per cortesia. Concluda. E poi rivolgo a quello che dice il sindaco. Noi le delibere che abbiamo portato come consiglio di minoranza le abbiamo portate nei tempi previsti dal regolamento, tant'è che poi sono stati messi anche pareri negativi, su altri pareri positivi, sono state ritirate con la promessa di riportarle al consiglio successivo, ma ahimè ne sono passati 10 di consigli, però della delibera sulla 167 non si è visto più traccia. Giustamente il sindaco disse: il dirigente deve prendere contezza della delibera. Sono passati qualche mese, non dico 5, forse 6. Come anche quando lei afferma, sindaco, che nella scorsa consigliatura da parte sua non c'è stato nessuno ostracismo nei confronti della maggioranza, a me la devo correggere. Sui formalismi, ricordo bene che all'inizio, e non dopo un anno, noi ci siamo insediati che era agosto o settembre, il primo consiglio di Totoro è stato a fine luglio, poi un altro c'è stato a settembre. A dicembre, dopo aver risposto, perché io ho sempre avuto l'accortezza di rispondere, perché se un assessore dice ti devo rispondere in maniera scritta significa che l'argomento non lo tratta, io penso che un assessore a ramo debba conoscere tutte le materie e tutti i problemi che attengono la propria delega, e io sempre rispondevo a braccio. Poi giustamente il consigliere di minoranza o chi l'interrogante può essere felice, soddisfatto della risposta, ma come non è soddisfatto, tant'è che ricordo bene mi arrivò una lettera dal prefetto in cui mi invitava a rispondere al consigliere Borrelli, che oggi fa il Presidente del Consiglio, su un argomento che erano i cosiddetti la finanza derivata. Il consigliere Borrelli, ricorderà, sono passati 5 anni e mezzo, no, sulla puntualità, sul non rispetto del regolamento, al consigliere Borrelli risposi oralmente, gli dissi che era intendimento dell'amministrazione nostra eliminare la finanza derivata, che è stato un problema che ha devastato diversi bilanci, non solo di enti locali ma anche di regioni e quant'altro, tant'è che poi dopo 3 mesi noi abbiamo revocato la finanza derivata al Comune di Cera con un guadagno netto PISA di 900.000 euro di 1 milione di euro. Però dopo la risposta orale mi pervenne allo scrivente la diffida dal prefetto della provincia di Foggia, in cui invitava me e forse qualche altro collega a rispondere alle interrogazioni del consigliere Borrelli. Quindi alla fine nelle proprie esperienze politiche amministrative di maggioranza e di minoranza ha fatto sempre quello che tra virgolette in gergo politico si dice il proprio gioco. Giustamente noi non siamo mai andati proprio a gamba tesa, perché non è il nostro costume in nessun argomento. Per questo io, visto che conosco forse da più tempo gli altri il presidente Borrelli, lo invito uno ad essere insieme alla conferenza dei capigruppo, cioè mettere all'ordine del giorno realmente quelli che sono gli argomenti pronti. Se la fascetta deve essere ancora scritta, poi deve andare nel dirigente economico e finanziario, che giustamente la deve leggere, ci deve mettere il parere, dal dirigente amministrativo tecnico di riferimento che deve preparare la delibera, la deve leggere e ci deve mettere il parere. È inutile che se oggi facciamo la capigruppo, oggi 1 luglio, e poi diciamo il 7 luglio dobbiamo fare il consiglio con 15 argomenti. Sappiamo già da oggi, 1 luglio, se le delibere non sono a portata di mano alla conferenza dei capigruppo, che è inutile metterla all'ordine del giorno, perché puoi fare la figura del ritiro o di andare al braccio di ferro, cioè approvare delibere che forse per la fretta, per prepararle, vengono scritte male o ci sono degli errori o delle contraddizioni tra alcuni commi o alcuni articoli ed altri. Questo chiediamo noi, un lavoro un po' più in armonia tra la forma e i contenuti, e quindi un lavoro che vada sicuramente in maniera più spedita ed evitare che argomenti ritornino o vengano ritirati dal Consiglio più di una volta. Questo è quello che chiediamo, nel rispetto di tutti i consiglieri comunali, non solo quelli di minoranza.
Poi giustamente, adesso abbiamo un'altra cosa. Lei giustamente riesce a vedersi con i suoi colleghi anche in più occasioni. A differenza mia, purtroppo, non posso, perché... Consigliere Valerio, devo lavorare, consigliere Valerio, 18, consigliere, mi sarebbe piaciuto un punto in quella parte del suo discorso. Punto. Ok, grazie.